Buongiorno a tutti, volevo con questo video informarvi circa la situazione del coronavirus. Voi tutti penso che sarete informati, ovviamente alla TV, ai giornali, nei giornali non si parla d'altro. E devo dire che per noi in questo momento qua non siamo ancora stati toccati direttamente, in quanto non abbiamo ancora positivi fortunatamente sul territorio vilimpentese, ma oramai i primi positivi sono arrivati alle porte del nostro comune. Ieri abbiamo avuto un primo positivo a Casteldario e un primo positivo a San Benedetto Po. Questo cosa significa? Che dobbiamo avere paura? No, assolutamente no, non dobbiamo avere paura, non dobbiamo diffondere il panico. Il nostro sistema sanitario sta operando in maniera encomiabile. Tutti quanti noi dobbiamo fare un grande applauso a tutti gli operatori sanitari, a tutti i medici che stanno facendo turni massacranti per poter garantire la nostra salute. Per fermare l'avanzata di questo virus, purtroppo la medicina non ha ancora antidoti. Può curare, e la malattia si può curare, ma non può prevenire questa malattia. L'unico antidoto siamo noi, sono i nostri comportamenti. Abbiamo visto che il virus si trasmette per contatto e quindi i contatti umani, stringendoci la mano, abbracciandoci, baciandoci oppure semplicemente parlando a distanza ravvicinata, e quindi ha una diffusione molto rapida. Dobbiamo evitare questa tipologia di contatti e a tal proposito è uscito sabato notte un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri molto ma molto restrittivo proprio sulla parte comportamentale. Dobbiamo cercare di fare tutti quanti un grande sacrificio, un grande sforzo nel rispetto di queste norme che sono assolutamente fondamentali. Dobbiamo rispettare quelle che sono le indicazioni da parte del personale sanitario che ci dicono di lavarsi frequentemente le mani, di non frequentare luoghi pubblici affollati, di evitare il più possibile i contatti con le persone. Il decreto della Presidenza del Consiglio è molto ma molto restrittivo da questo punto di vista. Noi oramai come Lombardia e quindi anche Vilimpenta siamo tutti in zona rossa. Non possiamo uscire e non possiamo entrare da questa zona qua. Non solo, ma anche i movimenti all'interno dei nostri luoghi sono assolutamente da evitare. Faccio un esempio. Cioè, possiamo muoverci al di fuori, possiamo muoverci all'interno solo per lavoro, solo per problemi di salute o solo per andare a rifornirci di quello che è l'essenzialità della nostra alimentazione, quindi gli alimentari. Ma per tutti gli altri motivi dobbiamo cercare di evitare nel modo più assoluto i movimenti. Quindi se io devo andare a cena da un amico o se devo andare a una festa di compleanno, non lo devo fare, devo evitarlo nel modo più assoluto. Perché quanto più bravi saremo noi nel rispettare queste norme, più facilmente riusciremo a rallentare la diffusione del virus e più velocemente riusciremo a sconfiggere questo virus. Sappiamo che è un sacrificio, sappiamo che è difficile accettare di non poter vivere la nostra vita quotidiana come se eravamo abituati a farlo, però purtroppo abbiamo di fronte a noi un nemico che è peggio della guerra, perché mentre in guerra il nemico lo si vede e ci si può nascondere da lui, da questo nemico non lo vediamo e non possiamo nasconderci. L'unico modo che possiamo fermarlo è quello di comportarci adeguatamente. Lo dobbiamo fare per noi, per i nostri cari e per la salute di tutti. Nel decreto precedente del Consiglio dei Ministri che è uscito sabato ci sono delle norme molto restringenti. Chiunque non rispetta queste norme può incappare in contravvenzioni, in denunce penali e anche nell'arresto. Quindi non solo gli esercizi pubblici sono tenuti a rispettare questo perché ne va della loro licenza anche, ma anche tutti quanti noi, qualora fossimo trovati a non rispettare queste norme, possiamo essere passibili di multe e di denunce. Come dicevo, la situazione noi cerchiamo di gestirla al meglio, ovviamente abbiamo il contatto con le forze dell'ordine, con l'ATS e soprattutto con la prefettura, con la quale abbiamo contatti quotidiani. Nel caso in cui ci fossero dei positivi nel nostro territorio dobbiamo allestire obbligatoriamente il COC. Cos'è il COC? È il Centro Operativo Comunale, dove verrà istituito una sede, che è il comune, con una persona sempre presente dalle 8 alle 12 ore al giorno, che riceverà tutte eventualmente le richieste di coloro i quali per un motivo di positività o di quarantena dovessero essere rinchiusi in casa. Nel momento in cui ci si può essere un positivo, che magari non viene ricoverato all'ospedale ma viene curato a casa, oppure qualora ci fossero delle persone che sono andate a contatto con dei positivi e devono essere mantenuti in quarantena, queste non possono uscire di casa, quindi hanno bisogno di fare la spesa, hanno bisogno di andare in farmacia
e per questo ci saranno dei volontari, la Protezione Civile e in particolare le associazioni benimpentese, in primi l'Auser e in primi la Caritas, che si occuperanno di queste cose qua. Sto anche cercando la collaborazione di tutte le altre associazioni benimpentese, comitato compreso, per creare una turnazione di persone che possano dal comune ricevere le telefonate di tutte le famiglie o le persone che potessero in un prossimo futuro aver bisogno di questi servizi. Loro chiameranno in comune e il comune poi chiamerà i volontari per andare eventualmente a fare la spesa, per andare a prendere medicina e portare a casa tutti coloro che dovessero essere tenuti in quarantena. Quindi il quadro è questo: dobbiamo avere estremamente fiducia nel nostro sistema sanitario, nelle nostre istituzioni, dobbiamo assolutamente rispettare quelle che sono le norme, ne va della nostra salute e della salute dei nostri cari. Quindi seguiteci sulla nostra pagina Facebook e sul sito del comune, dove noi metteremo questo video che abbiamo pubblicare e metteremo tutti gli aggiornamenti giorno per giorno che arriveranno dalla prefettura e tutto quello che saranno le varie necessità. Questa è la raccomandazione che mi sento di fare, seguite le norme igienico e seguite anche le norme del decreto. Grazie.